20 milioni di euro finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole per l'estensione degli impianti irriguo del fiume Musone. La superficie lorda irrigata arriverà a 1900 ettari e interesserà 140 aziende nei comuni di Cingoli, Montefano e Filottrano. I lavori partiranno a maggio 2019 e si concluderanno in 2 anni. Sarà realizzato un serbatoio di compenso, cioè un laghetto, in località San Faustino di Cingoli e una rete di distribuzione con condotti in pressione per oltre 45 km. Passiamo da un prelievo in falda o su acqua da scorrimento, quando però purtroppo l'acqua da scorrimento ce n'è poca durante il periodo estivo, a un'acqua di accumulo del lago di Cingoli. Quindi un miglioramento ambientale molto importante perché, come io ho detto in altre circostanze, utilizziamo acqua perduta. Cioè l'acqua che altrimenti, se non trattenuta dalla diga di Cingoli, sarebbe finita al mare. L'opera risponde ai moderni standard richiesti e consente di ottenere vantaggi economici e ambientali. Importante soprattutto per le 140 aziende agricole che stanno lungo un tracciato di 15 km che potranno avere una condotta in grado di cambiare le opportunità per l'azienda stessa. Avere una irrigazione diffusa e disponibile significa poter puntare su coltivazioni di maggior pregio e maggior valore. Lo stesso terreno agricolo, il giorno dopo che ha una condotta irrigua, cambia di valore in termini di mercato, quindi un'opportunità di crescita economica significativa. Le prime versioni del progetto esecutivo risalgono agli anni 2007-2008, poi accantonate per mancanza di finanziamenti.